Allora, io vorrei farti fare un'introduzione, naturalmente, perché noi abbiamo la main partnership del Parlamento europeo e poi vorrei i saluti istituzionali del presidente, vicepresidente della Camera. Grazie. Intanto voglio farti davvero complimenti per questa straordinaria Grazie. iniziativa in uno dei posti più belli del mondo. Come hai già ricordato tu, tutti i temi che si tratteranno nei prossimi 2 giorni sono molto, molto importanti per il Parlamento europeo, per l'Unione europea, anche in vista delle prossime elezioni che, come sapete, saranno tra circa un anno. Saluto naturalmente il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, il presidente dell'ICE, Zoppas, il direttore generale del Comitato per l'Expo, in cui riponiamo massima aspettativa e fiducia, amico Giuseppe Scognamiglio, e ringrazio in maniera particolare, vedo che l'onorevole Mussolini è qui presente, anche tutti gli altri parlamentari europei che parteciperanno, oltre all'onorevole Mussolini, anche l'onorevole Covassi, l'onorevole Bonfrisco e l'onorevole Beghin. Come sapete, noi siamo il legislatore, anzi loro sono il legislatore naturale di questo importantissimo settore. Perché il Parlamento europeo sostiene con tanta convinzione questi 2 giorni di lavoro? Stiamo parlando di un settore chiave per la crescita, per l'export, per la competitività, per il turismo, per le industrie culturali e creative, un grande attrattore, particolarmente importante per il nostro paese. Sappiamo che il 60% della moda e ancora di più dell'alta gamma viene prodotto in Italia, quindi siamo assolutamente leader. Ma è un settore importante per tutta l'Unione europea. 1.300.000 posti di lavoro diretti, quando parliamo di Green dobbiamo sempre partire da questo dato, con un fatturato di 150 miliardi, di cui 50 miliardi legati all'export. È un problema che da tanti anni affronta delle sfide: accesso al credito, accesso ai mercati internazionali a parità di condizioni, contraffazione, violazione dei marchi, giganti del web, formazione e via dicendo. Io ho lavorato tanti anni fa, nella mia lontanissima giovinezza, per l'allora vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, e presentammo una prima strategia nel 2012 per cercare proprio di affrontare insieme a livello europeo tutte queste sfide. Oggi a queste sfide si aggiunge naturalmente anche la sfida della sostenibilità, che è stata spiegata molto bene da Valeria. Valeria. No, no, Lo sai, sì. no, no, certo. Non sono super brillante come te, quindi No, devi avere io pazienza. faccio. Vi do solo qualche brevissimo dato. Dal 2000 al 2015 è raddoppiata la produzione di tessile. Da qui al 2030 arriveremo a quasi 100 milioni di tonnellate e il problema è che il riciclo è ancora super limitato, un 1%. In sintesi, il tessile rappresenta il quarto settore per emissioni e il terzo in termini di diminuzione di biodiversità e di consumo di acqua. Quindi, chiaramente, se noi vogliamo attuare gli obiettivi del Green Deal europeo, abbiamo bisogno di affrontare queste sfide. Il Green Deal europeo lo conoscete, oltre agli obiettivi di taglio delle emissioni, già al 55% al 2030, secondo me è molto importante ricordare che è arrivare vivi a questi obiettivi, ossia arrivarci possibilmente con un'industria più forte, più competitiva, capace di creare posti di lavoro. Se noi spingiamo la nostra industria, a cominciare dall'industria del tessile, fuori dall'Unione Europea, otteniamo un doppio danno. Da un lato perdiamo posti di lavoro e quindi anche consenso politico e dall'altro facciamo produrre il tessile a chi sicuramente rispetta le regole sociali e ambientali, insomma a chi fa dumping sociale e ambientale e quindi creiamo un grosso danno. La Commissione europea, come sapete, ha presentato una strategia l'anno scorso, nel marzo del 2022, che è anche in linea per un'industria tessile circolare e sostenibile, in linea anche con gli obiettivi ONU 2030. Un mese fa, il 1º giugno, il Parlamento, con una risoluzione, ha preso atto di questa strategia e ha chiesto alla Commissione di presentare varie proposte legislative. Ve la faccio molto breve. Sostanzialmente si tratta di rendere i rifiuti più facilmente riciclabili, applicando il regolamento Ecodesign, ad esempio consentire che si possano separare le diverse fibre, evitare che ci sia, avere un'etichettatura più trasparente che impedisca il greenwashing, che è un danno per chi è serio, cioè per chi dà informazioni serie. Attualmente il 55% delle informazioni che abbiamo sono in digitale, potrà molto aiutare.
C'è poi tutto il tema che tu hai anticipato, la responsabilizzazione del produttore sul ciclo dei rifiuti e tanti altri elementi importanti. Chiudo con due concetti importanti. Uno sono i fondi europei. Allora, i fondi europei non sono i fondi strutturali, anche i fondi del PNRR, i fondi della Banca Europea per gli investimenti, che come sapete per un terzo vanno alla sostenibilità, devono aiutare questo settore nella transizione digitale e nella transizione energetica. È assolutamente fondamentale perché noi dobbiamo attirare investimenti in Europa, quello che dicevo, e dobbiamo anche usare gli strumenti che il Parlamento ha votato. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera va usato anche nel settore tessile. Se io vado a produrre in un paese senza rispettare nessun tipo di standard ambientale, bisogna che io difenda con le unghie che denti la mia industria che invece rispetta gli standard europei. Questa occasione perché è così importante per il Parlamento europeo? Perché noi pensiamo che il Green Deal vada attuato ascoltando gli imprenditori. Non possiamo partire da Bruxelles e dire adesso fate così, dobbiamo chiedere agli imprenditori di fare cose realistiche. E quindi questo è il classico esempio di confronto tra stakeholder, imprenditori del settore e decisori politici. Penso che anche ai parlamentari che parteciperanno sarà molto utile ascoltare quello che vorranno dire gli imprenditori del settore. Quindi grazie ancora davvero Valeria, non mi ero dimenticato il tuo nome.